Bene, dopo aver ascoltato tutte e sei le chitarre è venuto il momento del blind test. L'ho spiegato all'inizio, ma voglio rispiegarlo adesso, è passato un po' di tempo. Allora, significa che gli stessi esempi musicali eseguiti con le sei chitarre ora saranno mescolati, non saranno nell'ordine in cui li abbiamo ascoltati adesso. E invece che l'interfaccia visiva, invece che vedere me mentre suono gli esempi, ci sarà uno sfondo nero con sopra un numero. Alla fine dei sei esempi musicali relativi al medesimo esempio, ma eseguito con una chitarra diversa, verrà assegnato a ogni numero la chitarra. In questo modo, ognuno di noi sarà in grado di capire se sta più ascoltando con le orecchie o guardando con gli occhi. Cos'è da fare? Beh, munirsi di un bel foglietto e ascoltare e dire: ok, uno mi piace, due non mi piace. Alla fine decide: mi piace il 5, lasciamo passare un paio di secondi dal nero, andiamo alla lista ed ecco che uno dice: ok, la 5 era ad esempio la 0018. Quello dopo, eccetera, e così funzionerà tutto il blind test, che è un test molto importante. Thank you.
Ed eccoci arrivati alla fine del blind test. Com'è andata? Le chitarre che vi erano piaciute guardandole, vi sono piaciute anche semplicemente ascoltandole? Qualsiasi sia la risposta, comunque io vi invito a cliccare mi piace sulla mia pagina Facebook, a iscrivervi qui sul mio canale YouTube, selezionando di ricevere gli aggiornamenti via email ogni qualvolta io carichi un nuovo video. Vi ringrazio e attendo i vostri commenti qui sotto. Ciao!